Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video, miei cari. Oggi ho cambiato un po' il setup veloce perché non avevo nulla da fare. Comunque oggi vi parlo delle novità. Ma cosa mi interessa? Uscirà questa sera ufficialmente alle 19 e direi anche finalmente, perché dopo più di un mese di attesa si stava scaldando gli anni. Soprattutto per una funzione molto interessante. Però ora io vado proprio a elencare tutte le novità nel dettaglio. Parto proprio da questa qua, più importante, più... che è Universal Control, forse l'unica veramente funzione interessante, perché alla fine questo, come possiamo notare anche dal nome, perché la denominazione macOS 12 Monterey è una zona del Big Sur, difatti è una miglioria di Big Sur che va più che altro a tenersi al passo con iOS 15 e sistemare alcuni buchi lasciati da Big Sur. Ma parto subito, ora veramente Universal Control ha la possibilità di controllare più iPad e Mac connessi alla stessa rete tramite gli stessi dispositivi di input, ovvero mouse e tastiera. Per ora è ancora in beta, stasera resterà in beta all'uscita, però dovrebbe uscire ufficialmente proprio che la potremo usare tutti, cioè nel senso ora si potrà usare, ma Apple ti specifica è in beta, però la potremo usare tutti proprio da, si pensa, gennaio, dicembre anche. E poi ci fai i regalini di Natale? Bella battuta in me. Le risate. Poi, Safari. Safari diventa in stile iPadOS 15, però un po' diverso, con una gestione dei tab un po' più particolare. Si mantiene anche lui al passo, mentre la versione che è uscita mese scorso di Safari, ma anche un po' prima, per Big Sur è terribile, terribile. Io avevo Mac da due settimane quando è uscito, ho detto: ma che è successo? Mi ero abituato, era fantastico. Però anche questa ci sta, non mi sto assolutamente lamentando. Viene aggiunta anche l'app Comandi Rapidi, che almeno a parer mio su iPhone è un disastro. iPhone famoso per la semplicità d'uso. Raga, quell'app per fare un comando è un casino assurdo. Poi quelli di terze parti, dovrebbe essere un po' più facile. Voglio vedere su Mac come sarà. Forse ci potrei anche portare un video riguardo. Ditemi se vi interesserebbe. E arriva la mia funzione preferita dell'anno. La mia funzione preferita dell'anno fra iPad e tutto. Ora vi prenderete a cazzotti, ma secondo me note rapide su iPadOS 15 è una genialata. E arriverà anche ora, però solo sulle app di sistema sarà possibile fare velocemente delle note, cosa molto più comoda soprattutto perché giustamente sul Mac c'è la tastiera. E questa sembra una cosa banale, ma secondo me potrebbe anche essere utile nei prossimi anni. Perché comunque ricordiamoci, da macOS Big Sur l'esperienza Mac è molto più touch friendly. Quindi io, secondo me, un Mac Touch anche con questa nuova funzione, soprattutto anche per l'Apple Pencil, io ve lo dico di stare attenti, perché secondo me. Poi arriva, che si sincronizza con Apple Watch ed iPhone, arriva Full Immersion Focus. Ve ne ho già parlato benissimo nel video dedicato ad iOS e iPadOS 15. Però sì, anche su Mac la trovo utile, anche se regalo le notifiche sul Mac. Seriamente, ma chi le usa? Arriva poi, come è arrivato su iPadOS 15, che mi sono accorto che non l'ho messo nel video dei iOS 15, iPadOS 15, ma ve l'ho segnalato su Instagram e su Twitter, quindi vi consiglio di seguirmi là, link in descrizione, e anche sul canale Telegram, seguitemi anche là, perché è molto interessante, tutti i link sono in descrizione. Arriva il risparmio energetico sia su Mac sia appunto su iPad. So good. Cioè, e già la batteria di questo Pro M1 è una bomba. Io voglio immaginare attivi risparmio energetico mentre scrivi a scuola, che in due ore ti fa il 98%. Ciao veramente. E poi arrivano anche le funzionalità di SharePlay e tutte le varie novità di FaceTime, anche quelle direttamente da iOS 15. Quindi signori, queste sono tutte le novità di macOS Monterey 12. Anche il nuovo sfondo belino, mi piace. Ditemi un po' voi cosa ne pensate. Non sarà disponibile per tutti i Mac disponibili con Big Sur, a partire da alcuni del 2014 e alcuni del 2013. Comunque, giustamente, cioè,
mantiene un sacco di PC, quindi non lamentatevi, ora se cambiate il Mac voi che mi sembra anche l'ora. Vi giuro che Apple non mi paga, vi giuro che Apple non mi paga. Oggi compie gli anni Windows XP. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Windows, tanti auguri XP. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Cioè, sono un genio, dai, scusa.